Questo è Sirio, mio padre, un uomo che mi ha portato qui oggi a vivere la mia passione. La cucina, il cibo, la terra e la qualità delle materie prime sono gli elementi essenziali della nostra storia. Un racconto che inizia con una valigia di cartone, un treno e un viaggio di sola andata per Milano. Iniziando qui come lavapiatti, mio padre conquistò il posto di chef che lo portò ad attirare l'attenzione di molti maestri, grazie al suo innato talento e alla sua accesa passione per la cucina che lo portarono nel 1957, anni d'oro del nostro paese, come tutti sappiamo, ad aprire il suo primo locale, la Trattoria da Sirio a Formia, Piazza Mattei. Ma mio padre non si è mai fermato, voleva rivolgersi a una platea ben più ampia, motivo per cui nel 71, quando io avevo solamente 8 anni, ci spostammo in un locale più ampio, era nato il ristorante da Sirio. Ancora oggi ricordo quando aiutavo in dispensa a 13 anni, gli odori e i rumori di una cucina che non si fermava mai, la passione di tutti nella volontà di ottenere il massimo della qualità dei nostri piatti. Il successo era tangibile, molti personaggi famosi vennero da noi a mangiare, tra cui Alberto Di Liegi, ex re del Belgio, il giornalista Bruno Vespa, lo scrittore Alberto Vacca e molti altri. E la felicità dei nostri ospiti nel venire a trovarci è talmente tanta che ciò ci spinse nel 95 a spostarsi in un locale, un vecchio mulino di fine secolo, riconvertendolo in ristorante per offrire ai nostri ospiti un'esperienza di qualità dove io, ormai adulto, insieme a mio fratello Claudio Sommelier, sempre sotto l'occhio vigile di mio padre e di mia madre, portavamo il nostro contributo nel far crescere una realtà che era ormai ben nota nella nostra città di Formia. Nel 2010 le vicissitudini della vita ci portavano però a chiudere il ristorante, ma se i nostri coperti sono ormai un ricordo, la passione per la cucina è ancora viva e accesa. Mi chiamo Stefano e sono un home restaurant chef. Cucino nella mia casa per persone che vogliono vivere un'esperienza che vada oltre il tipico ristorante, che vogliono mangiare del buon cibo in un contesto caldo e familiare come quello di casa mia. Ho aperto il mio canale per condividere con voi i segreti e l'arte della cucina, gli stessi che mio padre ha lasciato a me. Iscrivetevi ed attivate le notifiche, sarà un grande piacere per me insegnarvi tutto quello che so. Grazie.